La gente di Riese Pio X era tutta lì, stipata nella chiesa di Vallà, per ascoltare le parole del vescovo di Treviso, Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, che ha scelto la festa del Corpus Domini per portare il suo conforto ai due paesi colpiti dalla violenta tromba d'aria di sabato 6 giugno. La gente che ha vissuto quei drammatici momenti, che si è vista spazzare via il tetto della casa dalla furia del vento, parla di miracolo. Il santuario della Madonna delle Cendrole, a pochi chilometri dalle zone colpite, l'intercessione di Pio X e di Giovanni Paolo II hanno salvato le persone di Riese, dicono in paese, ancora sotto shock. Nessun morto e i feriti sono già in via di ripresa. È un vero miracolo per la gente che negli occhi ha ancora le immagini del tornado. Forse perché invocavano la Madonna. Avevamo il quadro che batteva, noi buttati a terra e facevo chiamate a Gesù e gridavano Gesù, Gesù, solo miracolo. Miracolo che siamo qua, per come è andata la... Quel giorno quando è successo c'erano 10 persone qua dentro e sono tutte quante sane. Tutte vive, stanno tutte bene. Nessuno è morto, nessuno ha avuto, diciamo, ferite gravi. In quel momento io ho cercato la foto di Giovanni Paolo II e non l'ho più trovata. Ho trovato solo la cornice della foto. Lui è scomparso. Però penso che sia rimasto lì per proteggere queste persone. Molte persone che portano ancora i segni di quel sabato pomeriggio si sono ritrovate per la messa e la processione, tra di loro anche i bambini della prima comunione. Nonostante il gesto e le ferite che piano piano stanno guarendo, i fedeli si sono ritrovati e hanno accompagnato il vescovo a visitare i luoghi più colpiti, come la palestra letteralmente crollata. Diciamo, mi hanno colpito situazioni da miracolo, ecco, mi hanno raccontato due situazioni dove c'erano due immagini di Giovanni Paolo II. E lì, insomma, le persone si sono salvate, non si sa come, quindi questo mi colpisce e poi mi colpisce anche la forza morale di questi abitanti, insomma, che pur nella sofferenza affrontano. Credo che gli aiuti molto il fatto che non c'è stata nessuna vittima. Diciamo che siamo veramente stati miracolati, perché cioè, spiegare come abbiamo fatto è impossibile. Diciamo solo che siamo miracolati, basta, cioè, non c'è altro. A distanza di una settimana, ancora paura dopo la... Sì, rimane sta paura qua perché ho visto tutto. Ho visto che la palla che volava nel cielo.